Il nostro sistema solare risale a circa 20 miliardi di anni del nostro tempo. In quel periodo ha inizio la formazione di una macrocellula celeste avente due soli. Le masse incandescenti dei pianeti iniziano il loro lento raffreddamento e le relative trasmutazioni. Nella formazione di un sistema solare è determinante e primario l'intervento dello zoide cosmico, chiamato cometa, che feconda la supernova, un ovulo cosmico che una volta fecondato esplode a forma di croce, lanciando ad altissima velocità gran parte della sua massa. Nell'atomo di idrogeno risiede il codice primario e causale della luce creante. L'atomo di idrogeno è istruito e strutturato dallo spirito del cosmo. Il nostro sistema solare in origine aveva due soli. Uno di questi, Giove, oggi è divenuto un buco nero, secondo la determinazione scientifica umana. In effetti, le comete possono contenere più nuclei genetici, i quali determinano formazioni di sistemi solari con più soli. Dopo la progressiva mutazione, la Terra si consolida, si assesta e da tale processo si formano i mari e la crosta terrestre. Circa 4 miliardi di anni fa, il pianeta è ricoperto quasi totalmente dall'acqua. Il germe vitale lo porta già la Terra e si sviluppa nell'acqua tramite un processo che dura milioni di anni. Compare così l'alga unicellulare. Sulla Terra si forma l'ossigeno atmosferico e appaiono le prime forme animali, i protozoi. Tutto era già nell'idea creativa solare. Così, favorito dal lento stabilizzarsi delle condizioni climatiche, si andava formando un miliardo di anni fa il regno animale. Nei mari si diffondono le alghe pluricellulari e compaiono i primi animali inferiori, circa 600 milioni di anni fa. Spugne, meduse, coralli, vermi, crostacei, stelle di mare, ricci, molluschi. I pesci compaiono molto tempo dopo, circa 350 milioni di anni fa, e sono ricoperti da una robusta corazza protettiva per difendersi da molluschi enormi e dagli euripteri, una specie di scorpioni giganti. La terraferma si ricopre di una vegetazione primitiva. Gli animali che la popolano sono un misto tra il ragno e lo scorpione. Nel frattempo, da alcuni pesci muniti di sacchi polmonari e di pinne, si evolvono i più antichi anfibi e sulla terra si sviluppano le felci, che formano le prime foreste. Compaiono tutti i capostipiti degli insetti, di dimensioni gigantesche. Arriviamo così a 180 milioni di anni fa, all'inizio dell'era secondaria. Il pianeta è sempre in fase evolutiva e quindi di assestamento, e gli esseri viventi si trasformano per adattarsi sempre più all'ambiente in ciclica evoluzione. Fanno la loro comparsa i rettili, animali più adatti alla vita sulla terraferma, tanto è vero che andranno ad abitare tutti gli ambienti. Col tempo assumeranno dimensioni gigantesche.
mentre sulla superficie terrestre le foreste di felci scompaiono per lasciar posto alle foreste di conifere. Ma se oggi le piante, gli animali e la razza umana posseggono questa forma e questo aspetto, è grazie al graduale e continuo potenziamento dei valori frequenziali elettromagnetici, i quali hanno elevato la tonalità della vita nei suoi molteplici aspetti. Nell'era secondaria le cose stavano diversamente. Popolavano la Terra grandi sauri, montagne di carne dalle forme sgraziate e tozze, lunghe fino a 20 metri e pesanti sino a 35 tonnellate. Anche sul nostro pianeta, gli esseri di luce, gli Elohim, i creatori di forma e sostanza, portatori e possessori dell'idea divina, seguono l'evoluzione naturale della vita, con lo scopo di individuare l'animale più adatto con particolari doti intellettive, per poterci innestare lo spirito, l'ego sum. Gli Elohim sono esseri multidimensionali. Il loro reale elemento è la luce, che manipolano così come noi manipoliamo la materia. È nelle loro facoltà creare forme e sostanze e innestare una nuova capacità memorizzativa trasmissibile. È nei loro poteri istruire un essere biofisico o psichico e renderlo a loro immagine e somiglianza. La vita intelligente o spirito vivente pullula nel cosmo e ciò grazie a questi Elohim, possessori incontrastati dell'intelligenza unicreante o Spirito Santo. Sono loro i fautori della deità e dell'evoluzione cosmica, a cui il nostro sistema solare è indissolubilmente legato. Sono esseri portanti capacità scientifiche e tecniche impensabili. Gli Elohim sono gli esecutori dell'intelligenza unicreante e determinano il continuo divenire del macroessere e dei suoi equilibri cosmofisici e cosmodinamici. Questi esseri espletano pure la funzione di coordinare e istruire il costrutto esecutivo nei pianeti, determinando anche il complesso e vario gruppo enzimatico destinato a elaborare l'energia vitale del sistema solare, assecondando la genetica specifica innestata dallo zoide cosmico o cometa. In questo gruppo enzimatico c'è l'uomo, un componente con particolari prerogative, dotato di un corredo psicofisico e spirituale speciale rispetto a tutta la vita che si esprime sul pianeta. Nelle acque si è sviluppato e vive già da tempo un pesce con qualità intellettive e genetiche idonee, un mammifero preistorico attualmente chiamato delfino. Le potenze celesti trattano il primate di questo animale, programmando su di esso l'innesto dell'intelligenza. Dopo diversi tentativi, abbandonano l'idea per un fattore fondamentale. L'animale trattato viene posto in una zona particolare del pianeta, chiamata in seguito Lemuria, tra l'Africa e l'America, dopo la loro divisione. Ma il delfino presenta una particolare struttura della testa, che non può essere modificata per poter essere adattata alla vita di un individuo vegetariano sulla superficie terrestre. Allora, questi esseri di saggezza e di intelligenza inimmaginabile, dopo averlo trasformato di nuovo in delfino, cercano un altro dinosauro marino, il serpente piumato dorato.
i signori della luce discesero sulla terra. Il loro compito, generare. Ed essi scelsero un dinosauro acquatico di medie dimensioni, creatura sensibile e astuta, il serpente piumato, possessore delle qualità prime per iniziare l'ascesa evolutiva. Il serpente piumato dorato, dinosauro acquatico di modeste dimensioni, 6-7 metri, è colui che ha dato origine alle strutture biofisiche del corpo che oggi l'uomo possiede. Mammifero androgeno, il suo elemento esistenziale è l'acqua. Prima che iniziasse la lenta metamorfosi e quindi lo sviluppo degli organi necessari per l'adattamento sulla terraferma. La ragione del nostro essere, del nostro esistere e del nostro operare è scaturita da una precisa esigenza di cosmica natura, difficilmente comprensibile da chi si ostina a credere che tutto sia casuale. L'uomo è stato creato perché raggiungesse la meta che gli è stata predestinata sin dal suo nascere. Essere realmente l'immagine del Creatore, per continuare la grande opera del divenire eterno del cosmo. Il culto del serpente piumato è presente ovunque, dall'Australia alla Nuova Guinea, dalla Mesopotamia al Centro e Sud America, dall'Europa all'America del Nord. In un remoto tempo è stata concessa dai signori della luce ad alcune tribù la conoscenza sull'origine dell'uomo, tramandata sino ad oggi. Infatti, nel serpente piumato molte culture riconoscono l'espressione e l'origine della vita. Ecco come si presentava il dinosauro acquatico nella prima fase evolutiva, durante il primo stadio biologico. Si può notare l'inizio della metamorfosi biologica, avvenuta per l'intervento diretto degli Elohim, i genisti cosmici, creatori di forma e sostanza. Dopo molto tempo si arriva alla terza fase biologica. Il serpente piumato dorato passa da una fase intermedia ad una fase biologica più sviluppata, ma ancora non definitiva. Si può notare che l'animale comincia a perdere le strutture di un essere acquatico per acquisire, attraverso una trasformazione chimico-biologica, le strutture portanti caratteristiche di un animale adatto a vivere sulla terraferma. Inizia così a perdere le squame, mutando la struttura epidermica originale. Cominciano a formarsi le dita degli arti, assumendo una conformazione ossea diversa da quella originaria. Viene così assecondato lo sviluppo del quadro genetico decretato e seguito dai geni cosmici, con la realizzazione della struttura intermedia già programmata dalla grande mente creativa. Si arriva così alla quarta fase biologica. L'animale eretto e di statura elevata comincia la sua vita sulla terraferma. Esso presenta la spina dorsale ancora fuori dal corpo.
A questo punto, gli astrali attuano sul primate il primo vero intervento. Coccige ed ipofisi vengono trattati per poter normalizzare la sua statura in maniera da renderla più idonea ad un certo ambiente climatico. Inoltre, inglobano nel corpo le piume ghiandolari. Si ha così la comparsa dell'essere adamitico, di natura androgina, bisessuale, con la possibilità di autoprocreare. In seguito avviene lo sdoppiamento dei sessi, al fine di trasmettere e rafforzare la genetica. Vengono modificati geneticamente i caratteri ereditari, in maniera da poter sviluppare completamente quei valori psichici latenti e i valori somatici. Nascono così Adamo ed Eva. Al corpo si accoppia l'anima, o pneuma, ed ecco creato l'uomo, ad immagine e somiglianza degli Elohim, degli dei, degli archetipi. L'uomo ora possiede l'intelligenza individuale con l'innesto dello spirito, ovvero del cavaliere eterno e immortale. Quando l'umanoide inizia il suo ciclo di Homo sapiens, cioè quando lo spirito dell'ego sum compenetra la specie animale più evoluta del pianeta, questa da una percentuale di 4 parti di materia passa ad una percentuale di 3 parti, più una di astrale. Questo ciclo evolutivo dura milioni di anni, sino a quando l'uomo arriverà a possedere la coscienza planetaria, cioè la conoscenza perfetta della dimensione del pianeta in cui vive. In seguito inizierà ad affacciarsi nello spazio e durante questo periodo di transizione avverrà il contatto con i maestri universali che apporteranno uno sviluppo di conoscenze solari, elevando così l'uomo all'angelicità, con sempre meno materia e più astrale, fino ad arrivare alla forma eterica, dimensionalmente più evoluta. Contemporaneamente al primate dell'uomo appare il primate del gorilla, il serpente piumato argentato acquatico, avente le stesse caratteristiche fisiche del primate dell'uomo, ma con minori capacità intellettive e genetiche. Per questo motivo non fu preso in considerazione dai signori della luce. Ma mentre l'animale uomo stava sperimentando sulla Terra la sua vita, costruendo la sua evoluzione, altri uomini venivano da remoti lidi celesti per portare l'uomo della Terra verso una graduale e progressiva evoluzione spirituale. Ecco cosa hanno riferito gli astrali al contattato Eugenio Siragusa. Sappiate che nei nostri archivi c'è la storia che riguarda la formazione del vostro sistema solare. Esso si formò circa 20 miliardi di anni del vostro tempo da una stella supernova che fecondava in uno spazio che non è più, perché già dilatatosi. Possediamo anche la storia degli stadi evolutivi successivi sino ai vostri giorni. Il vostro tempo e il vostro spazio non hanno senso per noi, che viviamo fuori dal tempo e dallo spazio. La nostra natura astrale ci consente di penetrare temporaneamente tutte le dimensioni
essendo noi composti di luce, elemento primario che tutto manifesta, sia sui piani sensoriali che psichici e fisici. Noi non siamo mortali. Noi coordiniamo ed elaboriamo le strutture dell'universo, visibile e a quanto è a lui utile per il suo divenire eterno. Siamo noi che creiamo le genetiche cosmiche e le aggregazioni degli elementi che alimentano l'esistenza di ogni cosa visibile ed invisibile. Siamo noi, gli archetipi, gli Elohim, gli dei della storia. Voi siete perché noi l'abbiamo voluto, facendovi a nostra immagine e somiglianza. I vostri primi padri, coloro che fecondarono la vita intelligente sul vostro pianeta, vennero da lontano e non erano terrestri. Le prime tribù di umanoidi, figli del mondo, erano privi di intelligenza prima che avvenisse l'accoppiamento tra i figli di Dio e le figlie degli uomini. Allora divenne Homo sapiens, ovvero erede di una genetica innestata da un volere superiore, dal Dio vivente. Gli dei si erano compiaciuti, rendendo un uomo animale a loro immagine e somiglianza, concedendogli il beneficio dell'immortalità. Ma a condizioni ben precise e con l'obbligo di rispettare e ubbidire alle leggi dei creatori e venerare la forza onnipresente, onnipotente ed onnisciente del Santo Spirito, creatore di tutto, dei compresi. Ogni cielo ha un padre, un governatore dell'intelligenza creante, un Dio coadiuvato da una schiera indefinibile di coordinatori, di istruttori, di sorveglianti, di modificatori e di manipolatori figli della luce e padroni del suo potere e degli elementi primari, realizzatori della vita nelle sue varie dimensioni. Il vostro sole è il logos dell'idea divina creante, dove ogni idea viene ad essere forma prima di essere, di esistere, di servire e di essere servito. La verità è la conoscenza e la coscienza è l'accumulo, deposito indistruttibile delle opere sperimentate nell'edificio creativo dove si forgia il divenire continuo, mutevole ed eterno del cosmo. Il passato e il futuro si identificano nell'eterno presente, mentre lo spazio e il tempo altro non sono che apparenze scaturenti dalle dimensioni relative delle masse gravitanti negli emisferi materiali. L'assoluto esiste solo nell'astralità, dove tutto è causa sublimata dell'incorruttibile armonia del potere divino e dell'androgenità delle forme nate dall'idea della luce creante. Potremmo prendere quanto detto sinora come un'affascinante teoria, avendo però la consapevolezza che per costruire bisogna prima demolire la vecchia casa, ossia
Bisogna demolire le vecchie e sorpassate cognizioni che ci legano sempre all'ignoranza, ostacolando la nostra evoluzione fisica e spirituale. L'uomo non è stato creato per perdersi nella forma materiale, ma per realizzare dentro la propria coscienza, la propria mente e il proprio spirito, la deità, valore che appartiene a ogni creatura nata dall'amore, per l'amore. È stato detto e scritto: siete dei e farete cose più grandi di me. La creazione è un atto di puro amore. L'uomo è destinato a penetrare dal visibile all'invisibile del creato, mutando la sua coscienza, eliminando a poco i valori effimeri e transitori per accedere ai valori eterni dello spirito. È solo una questione di tempo. Ciò che noi chiamiamo Sole è la sfera su cui la mente dell'Altissimo genera nella sua luce le forme, il principio e il volere creativo. Là è la celeste fucina degli dei, il grande laboratorio delle cose create ed increate, delle cose che furono, che sono e che saranno. Di là vengono gli dei e là ritorneranno. Voi credete nella natura di colui che chiamate Dio, il Padre Eterno, il Creatore di tutte le cose, visibili ed invisibili? Lo immaginate come voi siete? Lo avete mai visto? Sono molti che dicono che Dio esiste, ma nessuno conosce la sua reale natura. Ebbene, colui che chiamate Dio incendina tutti i giorni la terra, sua sposa, affinché concepisca e poi partorisca mille e mille forme e mille e mille sostanze. E lui, il Sole, l'artefice di tutto, l'artefice della Deità, l'immagine potenziale di tutto ciò che nasce, vive e si trasforma per essere sempre manifestazione e memoria della sua divina intelligenza. Il Padre, il Creatore, è lui, il Sole, che dispensa ogni bene senza nulla chiedere, che dà una parte di sé ad ogni cosa che dal suo seno scaturisce. Egli è l'amore più grande di tutti gli amori. Egli è la gioia e il sorriso di ogni forma, di ogni sostanza, di ogni non forma, di ogni non sostanza. Chi conosce questa verità la fa sua, il Sole brillerà nel suo spirito per l'eternità, perché diverrà figlio suo ed ubbidirà alla sua volontà, soltanto alla sua volontà.